hanno fa paura, è una cosa strana, ma fuori dal mondo, completamente dissociati. Dei dadaisti. Male parole. Erano unici. Questo era un gioco che poi si è trasformato in un business. Sbeffeggiare il sistema. Dopo i Beatles, i Pink Floyd e Orietta Berti, nacquero gli Squallor. Fenomeno di successo, fenomeno di cesso, ma sempre un fenomeno era. Tutti correvano da loro, loro correvano dagli altri e si incontrarono. Quando non si videro più, dissero: ma dove sono andati a finire gli Squallor? Sono andati in vacca! Osculatones. Olé. Olé! Olé! Mia colpa, mia colpa. Allora vigeva una censura terribile, non si poteva dire niente, non si poteva scrivere nulla. Allora radio e televisione erano Rai. E dunque per gli autori era un grosso handicap. La censura ha censurato Ho rimasto solo, è una canzone del 63. Come non si poteva dire niente, loro hanno detto tutto. Mi sentii un affare durissimo in mano e lo strettei fortissimo e lo pigliei. Eso non era. La censura non ce ne fregava nulla. In una Puglia. Bastava divertirsi, no? Ma un pezzo di carne sembrava un filetto che non si trova più neanche alla macelleria del Toros. Il Squallor era formato da grandi produttori, da grandi autori di musica e di parole, no? Grandi amici. Di chi entra nel gruppo c'è in giro Pace. C'ha A Man Without Love, Love Me Tonight. Tom Jones l'ha incise ed ebbe un successo strepitoso. L'Oscar è stato dato per 1 milione di trasmissioni televisive dove c'erano le mie canzoni e per Love Me Tonight, che è la sigla di Las Vegas, che è una mia canzone. Poi arrivava delle comunicazioni dall'Inghilterra, dalla Svezia, che gli ABBA avevano inciso questi pezzi che erano andati prima in classifica. Ma quando, allora non avevi l'idea della portata di un successo internazionale, capito? No, diceva, ah, va bene, ma non si riusciva a quantificare, anzi, allora il successo grande era la regola. Era l'alba che la mattina di fuoco nella valle del Guatemalenta. Guatemala, Guatemala. Maremma Maiala. Guatemala, Guatemala. Maremma Maiala. Un genio della musica, nel senso tra produzioni, autore. Quanti successi ha fatto, quanti artisti ha tirato fuori. Personaggio colossale. In America ha avuto più di 2 milioni di passaggi televisivi di Gloria con Laura Branigan. E poi non dimentichiamo Pigazzi, ha fatto Self Control. Questo Self Control fu un successo veramente nel mondo, non è uno scherzo. Impariamo tutto dalla televisione, allora ve lo posso dire con la televisione. Ciao. Cosa c'è, ragazzo? Su. Dai, Christopher Cross. Ah, roba forte. Sono cresciuto. Con questo ti passo tutto. Buonasera, Alfredo mi ha chiamato e mi ha fatto: come Rutti?
In che senso, scusi? No, volevo sapere se hai un bel suono. Non lo so, ma di cosa? Il rutto, hai capito? Il rutto mi fa... Insomma, sono andato in studio, mi ha messo davanti al Neumann il microfono, ho fatto una sezione di rutti, mio unico intervento come strumentista, con gli Squallor. È strano fare queste cose davanti a quello che il giorno dopo magari ti boccia una canzone, perché all'epoca era così, Alfredo Cerruti faceva il cazzaro la sera, ma era un fortissimo. Se lui sentiva un successo lo beccava. Si fece firmare una lettera da Ladislao Sugar che gli vietava l'accesso in azienda prima delle 14. No, siccome noi frequentavamo i cantanti, che sono i peggiori scassacazzi mondiali. Questo condivido. E quindi noi, quando facevamo gli Squallor, ci sfogavamo contro i cantanti, quelli seri, quelli che ti dicono, sai, perché la promozione non va bene, il disco non si trova nei negozi, e noi le pratiche di i cantanti. E lì ci sfogavamo contro i cantanti, principalmente. Naturalmente bazzicavano lì, soprattutto Daniele Pace. Lo conosce? Sì. Sì, lo conosco. Sì. Giancarlo Bigazzi, ti vedo un po' commosso? Coinvolto, diciamo. Coinvolto, sì, Toto Savio. E lo stesso Alfredo Cerruti. Meglio di così non potete fare. Ma ieri questi qua, se te lo dico, tu fai una figura di merda, Antoni, perché questi erano fantastici. E dimmi, questi sono gli Squallor.